Rossella, ci puoi raccontare la nascita e lo sviluppo dell'azienda House of Marley? Sì, House of Marley nasce sul finire del 2010 da una collaborazione della famiglia Marley con Omedix, un'azienda che si occupa di prodotti per il benessere. È una collaborazione molto profonda, anche dal punto di vista proprio relazionale, perché si condividono alcuni concetti fondamentali, primo tra questi quello della sostenibilità. In Italia il brand è stato lanciato nel 2010, del 2012 e con una connotazione inizialmente molto rasta, cioè il prodotto era immediatamente riconoscibile. Oggi i prodotti sono molto più lineari, molto puliti, però non è mai cambiato quello che era il concetto base, cioè il concetto della sostenibilità. Non ritroviamo sempre questi inserti in legno, in tessuto riciclato, proprio perché è proprio, diciamo, di quel concetto di sostenibilità la base di un brand eco-friendly come House of Marley, una cosa molto atipica e particolare nel mercato dell'elettronica di consumo, che è un mercato dove si predilige l'utilizzo della plastica. A proposito di sostenibilità, qui al Materials Village di Super Studio Più, tutte le sere avete un display dei vostri prodotti molto belli, tra cui cuffie, casse e un giradischi. Quali materiali vengono usati per produrre questi oggetti? Allora, tutti i materiali che noi utilizziamo nei nostri prodotti sono materiali ecosostenibili. Citavi il giradischi, lo stiritap, che è fatto di bambù, una pianta che ricresce molto velocemente, ma anche le cuffie piuttosto che gli auricolari hanno inserti in legno, legno certificato FSC, quindi proviene da foreste dove i requisiti ambientali e gli standard sono decisamente alti. E poi i materiali riciclati, i tessuti sono fatti di cotone organico, canapa riciclata, plastica da bottiglie di plastica riciclate. Anche il sughero dei nostri speaker Unbounce più recenti è fatto da materiali di scarto. Vogliamo avere dei materiali che siano ecosostenibili per andare ad impattare il meno possibile su quelle che sono le risorse naturali. A proposito di risorse naturali, House of Marley è un brand con una forte connotazione sostenibile non solo per i materiali utilizzati, ma anche grazie a una partnership con un progetto che si chiama One Tree Planted. Ci puoi raccontare di questa partnership e perché House of Marley supporta la riforestazione globale? Beh, questo è un progetto che nasce nel 2017. È un progetto appunto in collaborazione con questa organizzazione no profit che ripianta alberi un po' in tutti e quattro i continenti. Ora, che cosa vuol dire piantare un albero in queste zone? Vuol dire fondamentalmente andare a ridare vita sicuramente al terreno, ma vuol dire anche andare a dare lavoro, andare a creare delle comunità all'interno di zone che ahimè oggi sono desolate. Si riprende un po' quello che è il principio, una delle cose che diceva Bob Marley e che tra l'altro suo figlio Rohan, che è il nostro brand ambassador, molto spesso ripete, è che bisogna sempre donare quello che riceviamo per richiudere il cerchio. Noi collaboriamo a questo progetto perché per ogni prodotto venduto una somma viene devoluta a questa organizzazione. Abbiamo già contribuito a piantare 50.000 alberi e l'obiettivo nel 2018 è quello di arrivare a 75.000. Quindi, quale progetto migliore per un'azienda eco-friendly come House of Marley?